Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi in studio con voi. Iniziamo subito questa rassegna stampa dando la parola al direttore Massimo Bonella, direttore della testata Pianeta Oggi TV. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti sul lockdown. Buonasera, siete collegati con la redazione di Radio Science TV, Pianeta Oggi TV, in studio Massimo Bonella. Per un aggiornamento delle notizie, ha parlato Conte per quanto riguarda la presentazione delle nuove misure. Dunque, per evitare contagi non possiamo perdere tempo, il Paese non può più permettersi un nuovo lockdown. Così Conte nel presentare le nuove misure. Sindaci possono chiudere le vie e piazze dopo le ore 21, dove si creano assembramenti. Dalle 5 a mezzanotte è consentito il servizio nei locali solo ai tavoli, altrimenti stop alle 18. Massimo 6 persone a un tavolo. Sale gioco aperte fino alle 21. Scuola in presenza di secondo grado entrano alle ore 9 con turni pomeridiani. Ok, attività sportive individuali e professionistiche, stop a congressi. Una settimana di tempo per adeguare le palestre ai protocolli di sicurezza, ha continuato il Premier Conte nel presentare le nuove misure anti-Covid-19. Siamo consapevoli che abbiamo ancora diverse criticità, ha ammesso Conte, che dice di voler tutelare la salute ma anche l'economia. Questa strategia nasce da un'analisi dettagliata, dice, invitando ai sacrifici da fare anche in famiglia, di utilizzare la mascherina, che resta la misura più efficace, assieme al distanziamento e all'igiene delle mani. La situazione è critica. Così Conte ieri sera, in occasione della presentazione delle misure anti-Covid-19. È tutto dalla redazione di Radio Science TV, Pianeta Oggi TV, in studio Massimo Bonella, linea ora alla regia centrale. Bene, e continuiamo con le altre notizie. Coronavirus, siamo a più 11.705 a ieri come contagi, 69 morti, 146.541 i tamponi. C'è stato un record di casi in Lombardia con un più 2.975, mentre Lazio, Piemonte e Campania oltre i 1.000. In Italia il dato nazionale dei contagi da coronavirus è ancora in salita, ma complice la diminuzione dei tamponi, il tasso di crescita cala. Nelle ultime 24 ore a livello nazionale sono stati registrati 11.705 nuovi casi positivi rispetto all'altro ieri, quando si era sfiorato quota 11.000. Liguria e guerra di poltrone tra Toti, Salvini e Meloni. Dopo il voto, leader col pallottoliere in mano, litigano per spartirsi 7 assessorati. La nuova giunta nasce all'insegna dei veleni. Toti, che vuol fare il pieno di incarichi, ha cerchiato ma resiste. La Lega insiste, Fratelli d'Italia ci prova. Berlusconi manda Mulè a mediare, ma alla fine a restare fuori potrebbe essere proprio Forza Italia, anche in vista della rottamazione del partito, cui l'ex volto di Mediaset vuol dar corso insieme alla Carfagna. PagoPA, come funziona la piattaforma per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni e quanto si paga per le commissioni? Secondo un'indagine di Altro Consumo si va da 0 fino a 2,50 euro per chi ha il conto in Unicredit o in G-Bank. Il bollettino postale invece non supera 1,50 euro, mentre per Sisal, l'automatica e banca 5 si sale fino a 2 euro per arrivare ai costi non sempre disponibili di PayPal. Prima era l'ente creditore a inglobare i costi all'interno del tributo o del servizio, per cui rimanevano nascosti, spiega così il sito di Altro Consumo. Il Movimento Consumatori chiede la pubblicazione di tabelle sintetiche che consentono all'utente di conoscere il prezzo della transazione. Sono disabile e ho deciso di trasferirmi a Tenerife, dove sogno di aprire uno studio da avvocato. Enrico Dell'Aquila ha 30 anni, è napoletano e da quando ne ha 24 è sulla sedia a rotelle per la distrofia muscolare. Sull'isola, dove coordina gli studenti
trovato accoglienza e servizi, un cambio di passo rispetto alla vita che faceva a Napoli, dove la maggior parte delle cose sono difficili, ha detto. Notizie da Napoli e dalla Campania. Chiusura strade per assembramenti. Del Magistris dice Conte corregga il tiro, stia vicino a noi soldati. Il Presidente del Consiglio ha annunciato che i sindaci potranno adottare coprifuoco parziali di vie e piazze dalle 21. Conoscendo la sensibilità istituzionale del Presidente Conte e la coesione che deve caratterizzare questo difficilissimo periodo che vive la nostra Repubblica, non posso credere che si sia deliberatamente e dall'alto, senza consultare sul punto i sindaci d'Italia, scelto di scaricare su di noi una decisione non praticabile. Così si è espresso De Magistris. Controlli nell'aeroporto di Capodichino, sequestrati 3.700 farmaci illegali. Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, hanno rinvenuto nelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul oltre 3.700 compresse medicinali e farmaceutiche prive di ogni certificazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. Travolta e uccisa da un camion dei rifiuti, andava dai Nipotini, è stata travolta e uccisa da un mezzo dei rifiuti all'altezza della rotonda Cavani a Lucrino. Rosa Maria Schiano, l'uomo Riello, 72 anni, si stava recando a trovare i Nipotini quando è rimasta vittima dell'incidente. L'autista ha spiegato poi ai carabinieri di non essersi accorto della donna. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Nuova ordinanza in Friuli Venezia Giulia del presidente Fedriga nell'ambito del contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus. L'atto prescrive che l'accesso di parenti e visitatori alle strutture per anziani e alle RSA venga limitato al fine di prevenire possibili infezioni e contagi. Inoltre, per quello che riguarda teatri, cinema e altri luoghi all'aperto, adibiti allo spettacolo, viene stabilito un limite massimo di spettatori a 1.000 unità e 700 al chiuso. In entrambi i casi la capienza sarà di un terzo di quella consentita. L'ordinanza restrittiva avrà validità dal 16 al 25 ottobre. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e continuiamo con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Campo Formido, un positivo in comune ma attività garantita. I servizi sono comunque assicurati in modalità online. A Campo Formido, un positivo in comune, come dicevamo, c'è un caso di Covid ed è stato registrato in comune a Campo Formido, ma l'attività dell'amministrazione è garantita online per tutti i cittadini. C'è un caso di positività, dicono, tra i dipendenti del comune, lo conferma il vice sindaco Cristian Romanini. Da mesi stiamo applicando un protocollo sanitario anti-Covid e anche in questa occasione sono state seguite le indicazioni previste. Ringrazio il personale che continua a garantire i servizi comunali e i cittadini per la pazienza e la comprensione in questa situazione non facile. Auguro alla persona risultata positiva i miei migliori auguri di pronta guarigione. Conclude così il vice sindaco. In giro senza mascherina scatta la sanzione, continuano i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid delle forze dell'ordine. Proseguono quindi a Trieste i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto della normativa anti-Covid. Carabinieri e volanti della questura hanno complessivamente verificato 6 locali, risultati tutti in regola con le disposizioni. Decine di migranti rintracciati tra Buia e Udine sono stati segnalati e poi fermati all'alba dai militari della Guardia di Finanza e dai carabinieri. Nuova ondata di migranti, quindi, e decine tra Buia e Udine all'alba di ieri sono stati segnalati e poi fermati tra le 6 e le 7, in particolare dai militari della Guardia di Finanza e dai carabinieri della radiomobile di Udine, tra Buia, Colloredo di Monti Albano, Pagnacco nella zona di Castellerio lungo la provinciale e il capoluogo friulano.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della prima edizione della segna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.